Amici, cara community, buonasera, vi faccio un velocissimo intervento eh, prima, di andare, prima di andare alla cena dei leader, eh, da Parigi, dove oggi si è tenuto il primo giorno eh, della, della convention dei patrioti. Io penso che stia succedendo qualcosa di importante. Io penso che sia Veramente la prima volta che si sente aria di cambiamento e sia la prima volta che ci sono delle possibilità concrete di fornire un'alternativa vera. Eh, innanzitutto vabbè, io devo assolutamente ringraziare eh, Matteo Salvini e i ragazzi del gruppo del, del Parlamento Europeo per, per avermi mandato qua oggi in rappresentanza, perché la fortuna di poter essere in prima fila. Eh, per seguire questi momenti che credo siano storici non ha prezzo. Eh, poter passare tutto un pomeriggio, voi immaginate, a parlare direttamente con Orban, con Wilders, con la Le Pen no? e così via, beh, insomma, ehm, credo che sia importante e, e la possibilità di poter dire la mia, la possibilità di poter consigliare, la possibilità di poter dire cosa sono le nostre esperienze, sono cose, secondo me, veramente che non hanno prezzo. Uh, il fatto che si sia deciso di mettere come presidente Santi Abascal secondo me è un'eccellente scelta uh, perché uh, conosciuto di persona, passato tanto tempo a chiacchierare anche ieri sera e così questo tipo è una persona con un'energia e un carisma discreto e uh, necessario per uh, poter, uh, poter fare veramente anche la differenza. Io credo che uh, la situazione in questo momento stia maturando velocemente. Penso che stia maturando velocemente e credo che quello che ha detto Orban, vale a dire che con l'elezione di Trump adesso noi patrioti siamo in maggioranza nel mondo occidentale, abbia detto tutto sommato una grande verità. Eh, quel tipo di mondo che fino adesso ha, eh, ha dominato eh, sta perdendo nonostante tutte le iniziative, e non ultime, tutte le iniziative giudiziarie, perché adesso la, la, la Le Pen ha imparato sulla sua pelle che cos'è il metodo Salvini. Perché anche lei ha cinque anni, no? eh, Ma eh, Babis ha detto, ma anche a me hanno eh, il giorno prima delle elezioni sono, sono arrivati a inquisirmi e poi ovviamente è finito in niente. Eh, Praticamente la, la sequenza uh, di, uh, di, di, di attacchi giudiziari no? a chi non faceva parte del mondo dei buoni no? è impressionante e noi magari non abbiamo seguito quello che succedeva negli altri paesi, ma alla fine la, 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 la situazione veramente è, è analoga e si ripeteva. Ma adesso basta, cioè una delle cose importanti che sono state dette basta tutti per uno, uno per tutti, non puoi toccarci perché è finita, perché qui a questo punto significa danneggiare non soltanto la singola persona che è relativamente importante, ma qui c'è la volontà di milioni, di decine di milioni di persone no? che è in gioco. E con la democrazia forse è meglio non scherzare, ecco, mettiamola così. Per cui io veramente ho visto una grande determinazione fra gli alleati e soprattutto... Scusate, eh, ma ho visto una grande determinazione fra gli alleati eh, e ho visto un idem sentire. Non ho sentito una parola fuori posto. Ogni volta che si mettono a parlare no, persone di diversi partiti, di diversi paesi, c'è sempre qualcosa che non torna. Invece, in questo caso tutti allineati con gli stessi obiettivi, tutti convinti mh, su eh, come cambiare questo tipo di Europa, come riprendere sovranità, come abbandonare il mondo del, del, del politicamente eh, assoluto, perché non si, si può neanche dire politicamente corretto, il politicamente assoluto perché significa che o la pensi come loro, altrimenti non hai diritto di parlare, non hai diritto di esprimerti. Bene, questa cosa che noi stiamo cercando a nome... Piuttosto semplice, è la libertà. Eh, e io sono convinto che in questo momento ci sia davvero la possibilità di poterlo, di poterlo fare. Questa piattaforma che sta nascendo in, in, in Europa, quello dei, uh, dei patriotti, è la soluzione giusta, perché significa non un partito diverso, significa meno Europa, significa ri riprendere la nostra sovranità, significa avere l'Europa delle nazioni, non significa avere il superstato, il mega Stato, significa la democrazia, non significa la giustizia, significa il controllo dei confini, non significa il mondo aperto a qualsiasi cosa. Significa che se tu sei lì a pensare ai dazi e poi dall'altra parte sei rovinato dalla guerra o dalle invasioni dei, dei clandestini, forse non hai capito che, che, in, in che mondo devi trovare, che cos'è che veramente ti danneggia. Io credo che in questo momento le possibilità ci siano, è molto entusiasmante poter essere parte di questa cosa, dovete essere anche voi e lo siete perché ovviamente voi in quanto miei eh, d'anticausa, nostri d'anticausa, votanti della Lega, chi ha fatto qualcosa per la Lega in questo momento eh, sta... È, è come se fosse qui con me no? in, in questo momento, io insomma da rappresentante sento molto eh, questo, questa, questa responsabilità. Eh... Non bisogna mollare, abbiamo le elezioni adesso che domani iniziano anche in, in Emilia e in Umbria. Ecco, anche in questo caso facciamo sentire che c'è un'onda, aiuta. Non, non cambia, cioè, il mondo non cambia: nel senso, quello che in questo momento noi stiamo eh, apprestandoci a combattere è un'onda che sicuramente va al di là di quello che il singolo può fare, ma noi. Tutti assieme, però, possiamo contribuire perché non si può essere fuori dalla storia quando la storia succede, su, su, via. Ma quando mai? Cioè Sono cose che si possono raccontare ai figli e ai nipoti: cioè, io ho partecipato, io ho combattuto. Abbiamo la fortuna di non dover andare a combattere con le armi, con i fucili e così questo tipo. Ma possiamo combattere con la matita, possiamo combattere con l'impegno, possiamo combattere con, eh, anche con un tweet, con l'impegno civile, col far vedere che, 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 che si, è, si è dalla parte, dalla parte giusta. E. Proviamoci, cioè veramente ehm, sto sentendo che c'è qualcosa, poi lo, lo sapete. Io sono sempre prudente, non so se e, e l'ho sempre detto anche all'inizio non so se eravamo nei moti del 20, nei moti del 30 nel 48 non, non lo so a che punto della storia della, della, della libertà e dell'indipendenza siamo, ma di sicuro stiamo procedendo stiamo proseguendo, stiamo costruendo eh, Salvini ebbe quell'intuizione nel, nel 2013 di cominciare a chiamare sul palco del Lingotto a Torino quando lui divenne segretario per la prima volta membri di altri partiti che stavano iniziando a dire queste cose che erano eretiche che invece adesso li vedono il governo. Io penso che questa cosa gli vada riconosciuta e che dobbiamo andare avanti a combattere in questo senso. Adesso vado alla cena dei leader. Grazie per, per tutto, perché, perché insomma eh, sono una persona fortunata a poter essere qui in questi momenti dove si fa la storia.